L'università spesso viene vista come una soluzione al fine di trovare un lavoro, ma in realtà l'università si può trasformare in una vera e propria perdita di tempo. Perché? Lo vediamo in questo video. L'università viene vista sempre come una soluzione al fine di trovare un lavoro. Da una parte è vero, perché aumentare le proprie conoscenze e a volte le proprie competenze ci permette appunto di avere un vantaggio competitivo rispetto a chi non studia. Però studiare non significa automaticamente trovare un lavoro, anche perché l'università ci prepara ai lavori tradizionali, ai lavori appunto come l'avvocato, l'ingegnere, l'economista. 20 anni fa ciò era vero, tu studiavi ingegneria e facevi l'ingegnere. Oggi non è sempre così, anche perché la domanda di lavori tradizionali è in diminuzione e i laureati sono sempre di più. Perciò è importante che molti laureati si reinventino nel nuovo mercato. Ti faccio un esercizio per fartelo capire meglio. Immagina di essere un imprenditore e di avere un posto da riempire. Perciò vedi un laureato con 110 e lode e un ragazzo senza laurea. Detto così, chi sceglieresti? Naturalmente il laureato. Però, naturalmente, per assumere una persona vai più in fondo. Ti accorgi che il laureato con 110 e lode effettivamente ha studiato tanto, ma non ha nessuna esperienza lavorativa. Se lo metti davanti a un problema, lui non sa reagire davanti a questo problema, non sa come muoversi. Invece, colui che non si è laureato, magari, non ha studiato per 5 anni, però in compenso ha 5 anni di esperienza in quel determinato settore lavorativo in cui si necessita un posto di lavoro. Perciò uno ha l'esperienza, uno ha la conoscenza. Tu da imprenditore, chi preferiresti? I sondaggi dicono che gli imprenditori preferiscono il non laureato perché ha più esperienza. Quindi, da questa semplice statistica voglio farti capire che studiare non basta. Studiare è un punto di partenza, ma quando vedo gli studenti che lottano al fine di avere dei 30, al fine di uscire con 110 e lode, e poi, una volta laureati, non si sono mai effettivamente affacciati sul mondo del lavoro, non hanno mai provato a creare un qualcosa di proprio, un proprio progetto, una propria esperienza. Non hanno mai provato ad avere conoscenze al di fuori dell'università. In quei casi l'università è inutile, perché se hai 10 laureati con 110 e lode e a te ne serve uno, in che modo distingui fra questi 10 laureati? Sono identici, sono uguali. Non c'è nessuna differenza nel scegliere un laureato rispetto ad un altro. Perciò, se sei uno studente, come puoi sfruttare questo video a tuo vantaggio? Lo vediamo con le strategie pratiche. Prima strategia pratica. Cosa fai oltre a studiare? Hai provato a portare avanti dei tuoi progetti, anche progetti universitari? Hai provato ad approcciarti ad un lavoro? Ti sei informato su un qualcosa che vada al di fuori delle conoscenze universitarie? Questo è importante, altrimenti, ok, studiare è importante, ma una volta che esci dall'università con un 110 e lode, sei uguale a tutti gli altri. È importante distinguerti. Seconda strategia pratica, inclusa nella prima essenzialmente. In che modo ti vuoi distinguere? Chiediti, una volta che ho finito di studiare, perché un imprenditore dovrebbe scegliere me? Perché non potrebbe scegliere tutti gli altri che hanno preso delle ottime votazioni come me? Questa domanda è fondamentale. Perché una volta finita l'università o parti con dei tuoi progetti o lavori presso qualcuno. Quindi, se parti con i tuoi progetti, è importante già mentre studi aprire la tua mente verso altre conoscenze e quindi capire
e conoscere nuovi mondi al fine di crearsi un vantaggio competitivo per sviluppare i propri progetti. D'altra parte, invece, se vuoi lavorare alle dipendenze di qualcuno, è importante avere delle conoscenze in più, delle competenze in più e quindi un qualcosa da presentare in modo da crearti appunto un vantaggio competitivo. Questo video finisce qui. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, metti mi piace, iscriviti al canale e condividilo con le persone che credi ne abbiano più bisogno. Inoltre commenta se hai qualcosa da chiedere. Ti ricordo di iscriverti al canale Telegram, dove potrai trovare le migliori strategie pratiche che spiego nei video e avere in anticipo la frase del giorno, ovvero la frase che dico alla fine di ogni video. Se vuoi prenotare una coaching con me, compila il form qui in basso, dove inserire nome, cognome, email, numero di telefono e una breve descrizione del motivo per cui mi stai contattando, in modo da capire se posso aiutarti o meno. Ti ricordo che questa chiamata è gratuita. Te lo dico perché ultimamente me l'hanno chiesto in diversi. E anche oggi, come sempre, voglio chiudere questo video con una frase. Il mondo del lavoro spesso è assurdo. Ci si vuole distinguere facendo ciò che fanno tutti gli altri.